Buongiorno a tutti, iniziamo con questa nuova serie di video tutorial dedicati a GCAD. Come avete visto adesso ho avviato quello che è il nostro software CAD e diamo una breve panoramica di quelle che sono le caratteristiche. Come vediamo la versione 2024 presenta un'interfaccia completamente rinnovata e dà la possibilità quindi di poter andare a gestire tutti le funzionalità in base al ribbon qui in alto, quindi abbiamo il menu di gestione di import, di apertura, di creazione di un nuovo progetto, di salvataggio, la possibilità di esportare e importare formati PDF vettoriali e non, c'è la possibilità quindi di avere una gestione dedicata per la stampa, stampa layout e stampa, regolare per avere un'anteprima di stampa. E inoltre qui abbiamo appunto il menu Home dove sono appunto presenti le varie categorie di disegno, di editor, di annotazione, la gestione dei layer, delle varie proprietà. Abbiamo gli elementi di ribbon dedicati appunto all'inserimento e creazione di un blocco e alla gestione appunto degli allegati. Le annotazioni per quanto riguarda testo, ribbon, come vedete appunto il menu è stato risistemato, riordinato in modo che posso anche andare sul sottomenu della categoria, per esempio del testo multiplo e così via. Posso andare quindi a gestire quelle che sono le proprietà del testo e quindi andare a modificare quelle che sono poi le caratteristiche. Eccolo qui, quindi qui abbiamo la possibilità di crearci degli stili di testo. Strumentazione 3D, dove ci sono le varie forme di modellazione, c'è la possibilità anche degli strumenti di gestione, come oltre anche al discorso di creare quelli che sono gli assi, di riferimento, e quindi cambiare l'UCCS. Eccolo qua, UCCS personalizzato nel menu Visualizza, dove c'è stata integrata anche quella che è la visibilità sugli assi, l'assometria, visuale assometrica, oppure alle varie direzioni da alto, retro, fronte, destra, sinistra e basso. Nella gestione menu vista ho la possibilità di attivare quello che è il cubo di riferimento e avere poi la gestione di quelle che sono tutte le varie proprietà. All'interno delle proprietà dove io posso quindi andare a gestire quelle che sono le varie informazioni, sia dalla qualità del rendering, sia dalla qualità per quanto riguarda le proprietà di applicazione, quindi il colore di sfondo, scala dello zoom della rotellina, la possibilità di andare a personalizzare quelle che sono i parametri della visualizzazione del cubo, andare appunto nella sezione dedicata alle proprietà di render globali, dove io posso appunto scegliere quelli che sono i vari colori, tipologie, ad esempio del colore dello snap oggetto e quant'altro. Quindi io posso andare quindi a personalizzare. Oltre a questa funzionalità, io posso attivare quella che è la conferma con barra spaziatrice per confermare l'inserimento di un elemento CAD o attivare la funzione tasto destro, cioè il tasto destro mi permette di poter richiamare l'ultimo comando eseguito tramite il tasto destro del mouse. Alternativamente c'è la possibilità di poter andare a gestire le proprietà generali del disegno tramite appunto la finestra laterale delle proprietà. Finestra laterale delle proprietà che io posso andare tranquillamente ad analizzare sezione per sezione, dalla sezione globale, dalla possibilità di gestione della griglia snap. Ricordo che quindi qui c'è la possibilità di attivare la funzione orto, polare on, ancora off qui in basso a sinistra. Quindi io posso attivare o meno la griglia e andare a gestire ad esempio la griglia qui come andamento, sia angolo puntamento polare e modalità di dimensioni della griglia. Posso disattivare, attivare o meno l'ancora. Qui abbiamo appunto la gestione di tutti gli snap dedicati. Posso tranquillamente andarli a gestire dalla funzione seleziona modalità o snap e posso anche andare a definire quelli che sono i parametri, ad esempio per quanto riguarda la gestione delle unità, scala di inserimento, unità di misura angolari e lineari. Quindi dare dei parametri di visualizzazione, soprattutto per quanto riguarda la rappresentazione dell'unità di misura. Poi abbiamo un modulo DOCFA. E poi la gestione output per quanto riguarda le stampe. Nel menu Help ho la possibilità quindi di avere la gestione di attivazione e disattivazione della licenza. Posso tranquillamente scaricare la libreria degli oggetti 2D, quindi mi permette di scaricare quelle che sono le librerie oggetti di blocchi oggetto, sezione video tutorial, manuale in linea.
e poi la gestione per quanto riguarda l'assistenza. I comandi per quanto riguarda i comandi rapidi, c'è una lista di tutti i comandi disponibili. I comandi sono stati tutti visionati e uniformati come a quelli di AutoCAD. Quindi tranquillamente io posso andare a gestire quelle che sono le funzioni anche direttamente da riga di comando e richiamarle direttamente dalla linea. Posso anche andare direttamente a gestire quella che è, come dicevo, la sezione per quanto riguarda il modulo DOCFA e quindi avere un modulo dedicato per la gestione delle planimetrie di presentazione per il DOCFA. Quindi come panorama, ovviamente il programma salva tranquillamente nei vari formati DVG, ultima versione DVG 2018, e permette di importare quindi altrettanti formati dalla versione DVG 2000, DXF 2013 e così via. Quindi e altri vari formati di rappresentazione.